siamo fatti così. Siamo fatti così, le nostre conversazioni tra biologia ed emozioni, seconda stagione, la prima, oltre che lo scorcio iniziale, il primo di questa seconda, sul podcast e sul canale YouTube, Dario Albertini, che vi dà il benvenuto e il bentornati, vi suggerisce di rifarlo o di farlo quel percorso per capire che è tutta vita, vita nella quale ci diamo da fare, ce la caviamo da soli, a volte chiediamo aiuto a qualcuno o magari no. La mia attrice preferita di tutti i tempi, sì, me ne piacciono tante, ma è quella proprio la mia attrice mito, è Audrey Hepburn, Vacanze Romane, giusto per dirne una, Colazione da Tiffany, Sabrina, eccetera, eccetera. Ricordati, ha detto, se mai dovessi aver bisogno di una mano che ti aiuti, che ne troverai una alla fine del tuo braccio. Nel diventare più maturo scoprirai che hai due mani, una per aiutare te stesso, l'altra per aiutare gli altri. E io chiedo subito aiuto alla dottoressa Tania Cariani. Ciao Tania. Ciao Dario, senti, hai citato anche un mio mito e non ti nascondo che per così emulazione, quando lavoravo in azienda per anni e anni e anni, ho portato tubini e chanelline con quel tacchettino, cioè lontana anni luce da quello splendore, ma mi piaceva tanto, tanto, tanto. Lo so, lo so. Allora, un attimo di ortodossia, stiamo 10 secondi nei binari per ricordarvi che la dottoressa Tania Cariani è una coach o formatrice, se preferite, nell'ambito di tutto ciò che l'intelligenza emotiva è nella nostra vita, come esercitarla, come usarla, prendendo consapevolezza che è dentro di noi, per la vita di tutti i giorni, veramente la vita di tutti i giorni, la vita di mariti, di mogli, di figli, di dipendenti, di imprenditori, eccetera. E Tania eroga anche dei corsi di formazione a tema per migliorare la vita di ciascuno di noi e le nostre relazioni sul posto di lavoro. Tutte le informazioni sul suo sito www.taniacariani.it, dove troverete un primo aiuto. Tania, a te la parola. Sì, aiuto, no? Questa parolina magica, tra l'altro la mia professione di coach è di fatto una professione di aiuto, perché c'è, diciamo, un percorso che le persone fanno dove il raggiungimento di quello che sono i loro obiettivi, i loro desideri viene accelerato, e viene accelerato da loro stessi in realtà, perché forse non l'abbiamo mai detto Dario, ma un coach non ti dirà mai cosa fare, come farlo, non è un consulente, no? Il consulente è un'altra cosa. Ma io amo definirlo un po' quell'enzima, no? Cioè, essendo biologo alla fine, c'ho sempre queste cose nel retrocranio, accelera, no? Quello che magari sarebbe accaduto lo stesso, ma portandoti a consapevolezza, facendoti prendere impegni, facendoti vedere quello che non vedi, tutto ciò può prendere, diciamo, una velocità. Ecco, allora, scusami Tania, brutalmente, sì, fammi dire alle amiche e agli amici di Caffè Italia che ascoltano Siamo Fatti Così, il coach non è un medico, no, assolutamente, e noi non facciamo psicologia, il coach, come Tania Cariani, non fa altro che vedere chi sei, cosa fai, cosa sai fare, e ti aiuta a prendere consapevolezza di tutto questo perché tu sappia di avere gli strumenti per fare le cose, è corretto? Esattamente, guarda, un grande coach, la definizione che da lui mi piace tantissimo, è soffiatore di braci, il coach soffia sulle braccia, quindi smuove qualcosa che tu hai, no? Allora uno dice, ma insomma, se è così sarai piena di clienti, no? Il coach dovrebbe essere una professione talmente diffusa. In realtà non è così, a parte il fatto che in Italia è arrivato credo 10 anni almeno dopo che altri paesi dove si capiva questa funzione, ma non è così comunque in generale, perché presuppone una consapevolezza, che è quello di cui stavamo parlando Dario, vuol dire
ok, ho bisogno d'aiuto. Questo è il punto di partenza, no? Ho bisogno di qualcuno, di qualcosa, cioè ho bisogno di una spinta, d'aiuto, ho bisogno di aiuto. E chissà com'è, dirsi questa cosa crea a volte nelle persone delle tragedie, degli scoppi, come se fosse una cosa fuori dall'essere umano. Perché ci sono i due opposti. C'è chi chiede aiuto senza mettersi in gioco, cioè vuole praticamente la minestra pronta, il piatto in tavola, e poi c'è chi per n ragioni non ne chiede. Esatto, esattamente. Tra l'altro, chi non chiede mai aiuto guarda a chi invece ne fa un abuso, ovviamente con quei giudizi, come dire, no, non sarò mai così, no? Il concetto che noi vediamo in qualcun altro qualcosa che abborriamo, che non ci piace per niente, quindi lo estendiamo e diventa mai, non vorrò mai essere così, no? E allora finisce che ci carichiamo di tantissime cose che, ripeto, il concetto potrebbe essere semplicemente quello di velocizzare alcuni processi, oppure anche di lasciare andare delle cose che stiamo facendo. Direi che giusto la puntata precedente, Dario, no? Abbiamo parlato di quando il nostro cervello va in pappa perché è troppo stressato, oppure quando continuiamo a rimandare, no? E qui la butto subito lì, ma guardiamo questa cosa che stiamo rimandando, no? E c'era la causa del poco interesse. E la domanda è, ma la devo fare proprio io? E guarda che già farsi questa domanda è un passo avanti. È un passo avanti perché ci fa fermare, ci dà quella consapevolezza che non siamo la chiave centrale dell'umanità, dell'universo e del mondo, che non devo fare tutto io. E che magari qualcosa può essere fatto da qualcun altro. Che ne dici? No, sono assolutamente d'accordo. Perdonami, ma ero concentrato su quello che stavi dicendo. A me è capitata questa cosa. Mm-hmm. C'è un aneddoto bellissimo che si riferisce ad anni di vita aziendale che ho condiviso con Tania. Allora, c'era una volta un Dario Albertini che non sapeva usare PowerPoint e il capo di quel Dario Albertini, che la dottoressa Tania Cariani conosce benissimo, uno dei primi giorni dopo avermi avuto con sé nel suo staff mi disse: Albertini, mi serve una presentazione PowerPoint per domani in cui deve spiegare queste cose. Ovviamente quel Dario Albertini cosa disse? Sì, certo, dottore, solo che quel tal dottore avrebbe voluto quella presentazione dopo 2 ore. Io non sapevo usare PowerPoint. Pensai esattamente, ma perché non se la fa da solo la presentazione? E poi mi incaponì sul non chiedergli aiuto. Ma quel tal dottore comprese e dopo 4 ore bussò alla mia porta e mi disse: Albertini, venga che la facciamo insieme. E io lì proprio mi sono... L'hai adorato. L'ho adorato e lo adoro tuttora, perché è una persona che è stata per me, proprio sul concetto di dare e saper chiedere aiuto, è stata veramente un coach. Tania, perdona, ti ho rubato 20 secondi. Hai fatto benissimo, perché questo è l'esatto esempio, no? Quando noi non ci apriamo, cosa può accadere? E qualcuno che ha il giusto, diciamo, intuito o comunque la giusta, così, attenzione, e quanto invece le cose possono essere facilitate. Guarda, io ho un episodio altrettanto aziendale, ma di anni dopo, dove improvvisamente, tra capo e collo, dalla sera alla mattina, mi capita proprio una cosa di una presentazione da fare a colleghi di casa madre informatici, e io non sapevo niente di informatica, in inglese, l'azienda era tedesca in realtà, ma quindi doveva essere in inglese, incaricata dall'amministratore delegato, quindi figurati se gli vado a dire
guardi che non so una cippa lippa. Non so una cippa lippa è un'espressione scientifica. Esattamente. E neanche lo chiedo come avrei dovuto fare ai miei colleghi informatici, perché il tempo era praticamente nullo. Quindi ho millantato conoscenze che non avevo. Bellissimo. E ho fatto questa presentazione, ho avuto l'applauso che è il bussare sul tavolo di tipico di questa popolazione. Dopodiché è finito tutto, guardo i miei colleghi e dico: sì, adesso però me lo spiegate cos'è un data warehouse. Meraviglioso. Oh, abbiamo introdotto un concetto data warehouse, poi dopo la pausa spieghiamo questa cosa, perché altrimenti la gente mi scappa. Siamo fatti così, vi aiuto a capire cos'è un data warehouse e non solo. Siamo fatti così, conversazioni tra biologia e emozioni, fine prima parte. Dario Albertini, Tania Cariani, qui riprenderemo fiato e torniamo fra un minuto. Caffè Italia. Ogni giorno raccontiamo storie. Siamo fatti così. E siamo fatti così, che non è da tutti sapere cosa sia un data warehouse. Allora, con questa parola abbiamo chiuso la prima parte. Carrea de chi era costui? Andiamo sul semplice. In tanti avrete sentito parlare del database o database. Cos'è? Uno scatolone. Il vostro schedario, no? La rubrica telefonica è un database, è lì, è ferma, è statica, non cambia, a meno che voi non ci andiate a mettere un altro numero di telefono, un altro nome, ma sempre una rubrica telefonica resta. Il data warehouse cosa fa? Prende la vostra rubrica telefonica e ve la mette in ordine. Ecco, lo spieghiamo così. Fa in modo che se avete scritto i nomi e i loro numeri di telefono in ordine sparso, perché magari avevate fretta, Brambilla l'avete messo prima di Albertini, il data warehouse è una cosa informatica che vi rimette in ordine alfabetico. La chiudo qua, è corretto Tania? Sì, in realtà ti dico che quella cosa che mi spiegarono è rimasta là, nel senso me l'hanno spiegata, me l'hai rispiegata tu meglio di come me l'hanno spiegata i miei colleghi all'epoca. E comunque, no, era un po' questo esempio, no, questi esempi che abbiamo fatto io e te della nostra vita passata ma anche presente, perché poi chi ha un po' questo tarlo del non chiedere mai aiuto è una cosa che difficilmente abbandona totalmente, completamente, perché ci sono tutta una serie di motivi, no? E quindi di nuovo è un po' inutile dire: ah dai, ma insomma, perché non lo fai, perché non me l'hai chiesto, perché di qui, perché di là, se la persona non volge quell'occhietto, quegli occhiali dentro di sé a dire: ok, bene, come mai non sto chiedendo aiuto? Perché va da sé che basta un attimo di lucidità per capire che chiedere aiuto solleva, manleva, crea connessione, potrei fare di meno, potrei fare altro, no? Quindi esistono tutta una serie di benefici, no? E come mai non sto andando incontro a questi benefici? E i motivi li vediamo un po' insieme, sono alcuni, no? Alcuni dei motivi per cui siamo fatti così, tanto per percorrere. E tra l'altro, guarda, questi motivi a volte io li utilizzo quando parlo della delega nelle aziende, perché se vuoi ci sono un po' quei manager che tendono a non chiedere aiuto, a fare tutto loro,
possono avere, diciamo, di base qualcuno di questi motivi per cui preferiscono non fare, non capendo che creano veramente un danno a loro stessi e a tutta l'organizzazione. E uno di questi, se vuoi, è proprio quello di sentirsi vulnerabili, no? Il fatto di dire ti chiedo aiuto è un po' come dire sono debole, anche perché questa parola richiama la debolezza, aiuto, no? Aiuto, aiuto. In realtà è una parola che ha tante sfaccettature, non necessariamente sono debole se ti chiedo aiuto, ma ha un po' questa connessione. E allora, se questo è il nostro punto, no? Il fatto che dobbiamo sempre farci vedere che siamo quelli con la risposta pronta, tutti d'un pezzo, chiedere aiuto può essere interpretato da noi come un segno di debolezza. Ah, gli altri mi vedono che chiedono aiuto, non sia mai. Questa è una cosa anche di certi aspetti di dinamiche familiari. Non ci entro in questo momento, ma secondo me qualcuno già che si guarda bene forse si ritrova. L'altra cosa è, sì, non solo posso apparire così debole, ma anche chi ha il controllo, no? Vuole sempre avere il controllo di tutto, difficilmente chiede aiuto, perché chiedendo aiuto io passo un po' la palla, no? Beh, oltretutto abbiamo già avuto modo di parlare del fatto che il voler avere tutto sotto controllo è una delle basi dell'ansia, no? Quindi ci sono persone che vogliono avere tutto sotto controllo. Figuratevi, amiche e amici di Caffè Italia, se possono mai chiedere aiuto o peggio ancora delegare ad altre persone, perché poi soffrirebbero d'ansia per non riuscire a controllare minuto per minuto le persone a cui hanno dato quel particolare compito, giusto Tania? Sicuramente, perché magari lo possono fare in un modo diverso, perché ho problemi di fiducia, anche di questa cosa ne abbiamo già parlato, no? Quindi non voglio mettere qualcosa che appartiene a me nelle mani di qualcun altro, no? Quindi chi ha un po' queste necessità, non vuole avere dei vincoli con persone fuori da se stesso, no? Attenzione nelle aziende, in alcune, adesso non entro nello specifico, c'è anche una sorta di ordine di scuderia, e cioè che i collaboratori debbano proprio per regola non dimostrare ai loro superiori di saper fare qualcosa in più rispetto alla mansione che gli è stata data, perché sopra di loro quei famosi superiori hanno paura che dal poter dare un aiuto il collaboratore li possa mettere in ombra. Sì, assolutamente, anche questo è un punto, no? Se qualcun altro interviene e fa qualcosa, no, al posto mio, le ricadute sono che ha una visibilità. Ma guarda, anche banalmente, non so, la mamma che chiede aiuto finalmente a qualcuno nel portare i bambini, prendere, farli giocare, eccetera, e poi deve fare conto che il bambino e i bambini potranno vedere un'altra persona come un punto non di riferimento globale, ma comunque come un confronto. E qui ci scatta subito la citazione cinematografica, me l'hai fatta venire tu adesso. Nemiche e amiche, con Julia Roberts e Susan Sarandon. Attenzione. Ma dai, è vero. C'è una ex moglie e c'è una nuova compagna dell'ex marito. Ed è una storia, è veramente una lezione sul saper accogliere l'aiuto. Immagino che tantissimi di voi l'avranno visto, chi non lo avesse fatto lo guardi. Tania, vai. Certo, come un altro punto è il bisogno di essere indipendenti, cioè tipicamente faccio io che faccio prima. Questa è una frase, credo che nella nostra vita probabilmente ho sentito tutti, e forse c'è anche scappata qualche volta. A me è scappata, onestamente, in alcune situazioni di là, lascia stare che faccio io che faccio prima. Peccato che quel faccio prima alla fine è comunque un tempo che io sto dedicando, no? E magari appunto è qualcosa di cui ne farei abbastanza meno. Come l'altra cosa che può pesare è la paura di ricevere un no.
Io dico sempre, se non fai la domanda, il no ce l'hai già in tasca, no? Questa è una cosa, esatto, diciamo, che forse non tutti ci pensano, no? Ma e poi arriva, e poi arriva il classico, ma perché non me l'hai detto prima? Ma perché non me l'hai detto, esatto, cioè non ho chiesto, magari poi sono riuscito pure a lamentarmi di qualcosa e l'altro dovrebbero leggerci nel pensiero, oppure proprio siamo poco resilienti sulla risposta negativa, no? Sì. Cioè come se io faccio il grande passo di questa cosa emotivamente, di chiederti aiuto, e tu dovresti a questo punto essere a mia disposizione, abbracciarmi e darmi l'aiuto. No, non funziona così. Dobbiamo imparare a gestire i rischi, no? Il rischio di chiedere, il rischio che qualcuno ci dica no, non posso in questo momento, magari si può rinegoziare, ok, non casca il mondo. E alla fine queste cose poi vanno a dire sì, non chiedo perché tanto alla fine tu aiuti, ma gli altri ti dicono sempre no. E magari è successo una volta, ma è rimasto così impresso emotivamente, quello che Damasio, di cui parlammo eoni fa, poi chiama il marcatore somatico, no? Sì. Allora, piuttosto che ricevere quel rifiuto, non chiediamo più e ci inluppiamo. Sì, perché poi bisogna anche capire, no? Quante volte, amiche e amici, vi è capitato, avete preso tanti di quei no alle vostre richieste d'aiuto per ragioni che non andiamo e non andrete più a sindacare, che basta, non glielo dico più perché tanto so già la risposta. A volte è così, ma spesso no. Esatto, e a volte sono i no, sembrano tanti perché ci siamo fermati e non abbiamo la controparte dei sì. E tornando alla puntata precedente, finiamo col procrastinare la ricerca di una possibile soluzione a un problema. Ma noi dobbiamo prendere una decisione immediata, Tania. Abbiamo anche una puntata sulle decisioni ed è quella dell'andare in pausa. Andiamo in pausa, siamo fatti così. Stiamo parlando dell'aiuto con Tania Cariani e con Dario Albertini, che vi dà appuntamento fra un minuto circa. Caffè Italia, ogni giorno raccontiamo storie. Siamo fatti così. Siamo fatti che a volte un film ci fa venire delle idee. Io nella puntata precedente vi avevo solo citato Non così vicino, film del 2022 con Tom Hanks, e vi avevo detto, se non l'avete ancora visto, guardatelo. Perché mentre due settimane fa abbiamo parlato del procrastinare, oggi parliamo dell'aiuto. Bene, io, per chi non lo ha visto, eviterò di farne lo spoiler. Però attenzione, c'è Otto, questo signore di una certa età, vedovo da poco, è caduto in depressione e è diventato misogeno e misantropo. Si è isolato completamente nel condominio dove vive. Fa anche dei brutti pensieri sul proprio futuro, fino a che non incontra alcune persone che, lui non lo sa, ma hanno molto più bisogno di aiuto del nostro Otto. E qui nasce uno scambio, nasce con difficoltà, perché Otto non vuole aiutare, ma non vuole nemmeno essere aiutato. Guardate questo film, Non così vicino, con Tom Hanks. Tania. Sì... Sai che dopo che me l'avevi detto sono andata a guardarlo anch'io, non voglio spoilerare niente, non dirò niente, e devo dire che ci sono rappresentate veramente delle situazioni
che fanno quello che dovrebbero fare i film, secondo me, no? Ti mettono di fronte e fanno quell'occhialino, no? Che sto dicendo, quell'occhiale di guardare dentro di sé, te lo mettono lì. E quindi può essere un buon modo, no? Per vedere se ci si riconosce in qualcosa, anche senza arrivare così a una... A dei momenti anche intensi, no? Di difficoltà, ma nelle cose di tutti i giorni, veramente quello che ci capita tutti i giorni. E come abbiamo visto, le nostre intenzioni di non chiedere aiuto, quello che ci blocca, sono lì anche abbastanza visibili se ci spendiamo un attimo, no? E ne abbiamo parlato di alcuno, no? L'ultimo mi ha detto la paura del rifiuto, ma anche quando siamo molto collegati alle altre persone, ci facciamo i film, no? Ah, ma se io chiedo, quella persona è già abbastanza presa, e dopo la faccio lavorare di più, le chiedo ancora... Ci mettiamo nell'altro, ci facciamo il film dell'altro e finiamo per non chiedere. Perché pensiamo che tutto quello che riguarda l'altro senza saperlo, immaginandolo. E allo stesso modo, in qualche modo... C'è chi si fa carico perché è perché devo, insomma, perché tocca a me, perché è giusto così, no? C'è quello un po' Tafazzi, non so se ti ricordi, è quello di, insomma, pensare di doversi caricare per forza tutto per qualche sì. errore fatto nelle vite precedenti, non lo so, ma c'è un po' anche sta roba, no? Qualcuno può capitare. Capita, è come se capita. E allora, dato che... tutto ciò non è scritto nel DNA, come tutte le cose di cui stiamo parlando, no? E che l'avere il momento di consapevolezza aiuta poi a decidere cosa farne, ok? E allora, guarda, ti racconto un po', questo è uno dei percorsi tra i più classici che faccio con i miei clienti in azienda o anche fuori, abbastanza indipendente, e come lavorare, no, su questo... Iniziare a guardare alle possibilità, no? Che cosa potrebbe accadere se io veramente questa cosa che dovrei fare, che magari mi sta portando via tempo, che non so neanche tanto, mi guardassi intorno e vado esattamente dalle persone che so che potrebbero farla. Ok, mi preparo quella domanda, no? Mi preparo quella situazione in cui vado, magari iniziando a chiedere un consiglio, ok? Certo, tutto questo ha un punto fondamentale, che è l'interesse, la voglia, il desiderio di entrare in connessione con gli altri. Entrare in connessione con gli altri perché? Perché chi spesso non chiede mai aiuto tende un po' a isolarsi, tende un po', no? Il fatto di fare tutto da solo, anche quando lo fai con benevolenza, Non ti voglio caricare di qualcos'altro, ma l'altro non lo sa. È anche quindi una questione di empatia e io invito gli amici e le amiche che ci ascoltano a cercare sul podcast e sul canale YouTube di Caffè Italia una puntata di Siamo Fatti Così e della precedente stagione proprio sul tema empatia. Tania? Assolutamente sì. Ci precludiamo, no, questa cosa. E quindi tendiamo un po' a isolarci, no? Se qualche, addirittura se magari qualche parente ci chiede bisogno di una mano, no, grazie, no, faccio io. E quindi questa cosa sicuramente non ci fa bene poi a 360 gradi, non soltanto nel nostro fare quotidiano. E allora come si fa? Si comincia anche qua, no? Con l'identificare la cosa che potremmo lasciare andare più facilmente. Magari una di quelle cose che ci stanno sul gozzo e che procrastiniamo e che poi ci ritornano come un boomerang. Magari c'è qualcuno che ama farla. Magari c'è qualcuno a cui farebbe piacere perché gli piace fare quello. Quindi se noi invece di guardare a gli do un carico maggiore oppure chissà come la farà, chi se ne frega, l'importante è che la fa. Guardo all'economia, diciamo, globale, allo scambio energetico dell'universo. In realtà io sto facendo felice qualcun altro. L'importante è beccare la persona giusta. E adesso mi dirai, tanti dicono che non c'è nessuno. Il punto è, sei veramente sicuro di averci provato nel modo giusto? E il punto successivo è quello di imparare anche a gestire quando qualcuno ti dice di no.
E può avere mille motivi, può essere una questione temporanea, può essere che anche lei non sa fare quella cosa o lui, no? Magari è sbagliato persona, ma quella persona può essere un tramite per qualcun altro. Non è capitato di, ah no, guarda, in realtà io non è che sono tanto, però sai che so chi potrebbe farlo. A volte sì, il fare rete anche fra persone che una determinata cosa, la stessa, non lo sanno fare, può diventare però, se non altro, un momento di raccolta di uno spunto, di un'idea. E magari, come diceva Tania Cariani poc'anzi, quell'altra persona o una del gruppo di persone ignoranti di quella materia può diventare un gancio verso qualcuno che invece sa. Esattamente. In più, riprendendo il discorso della fiducia, questo mondo, secondo me, ha bisogno di riprendere tanto il discorso della fiducia. Nel momento in cui noi andiamo a cercare aiuto, si crea questa relazione, questa, ti ricordi l'ossitocina, pam pam, il professor Zach. Cosa succede? Se io ti chiedo di fare qualcosa per me, ti sto dando un pezzo, no? E quindi sto dimostrando di aver fiducia nelle tue capacità che tu possa fare quella cosa. Questo fa sì che si crea questa connessione, io cercherò di farla al meglio, perché percepisco questa tua fiducia, ok? E di rimando il fatto che ti dimostro di poterla fare aumenta questa fiducia tua nei miei confronti e mia nei tuoi, perché magari vedendo questa apertura sarò io a venirti a chiedere qualcosa la volta dopo, ok? Quindi si aprono questi cerchi virtuosi dove uno può essere libero di dire sì, ti posso aiutare, no, non sono io la persona giusta. Oppure non in questo momento, magari in un altro momento sì, quindi non è una sciabolata, ah, ho chiesto aiuto, l'altro lo deve fare, è una relazione umana, è la base dell'umanità, fiducia, no? ci connettiamo, ci aiutiamo e in più, soprattutto per quelli che lo fanno per non pesare sugli altri, forse dovrebbero sapere che la generosità ha due vie, no? Loro si sentono magari generosi perché fanno tanto per gli altri, ma d'altro canto se qualcuno si comportasse così con loro, gli impedirebbe di fare. Eh già. Magari c'è qualcuno che vorrebbe essere generoso che noi stiamo così non considerando, sopprimendo, quindi che generosi siamo, no? E dovremo mantenere questo dubbio, cara Tania, perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Sì, manteniamolo, momento di riflessione qua di chiusura, che sono quelli che mi piacciono di più, lasciare questo semino di dubbio e riflessione. Come vedete, siamo fatti così, ci sono corsi e ricorsi storici, come diceva Giambattista Vico, perché gli argomenti tornano. Stiamo percorrendo le strade della nostra quotidianità con argomenti nuovi, ma che vengono nutriti, confortati da tutti quelli che abbiamo su cui abbiamo chiacchierato nella stagione precedente. Andate sul podcast e sul canale YouTube di Caffè Italia e troverete tutto. Tania Cariani, grazie. Grazie, grazie sempre per queste chiacchierate così piacevoli. Tania Cariani, www.taniacariani.it per le sue competenze e i suoi corsi di formazione. Dario Albertini, che fa un po' il Pierino la peste, ma anche no, è l'uomo comune, il vostro amico, il vicino di casa, quello che vi accoglie nel salotto di Caffè Italia, vi offre un caffè, un libro e una chiacchierata. Grazie a tutti voi, vi do appuntamento al prossimo episodio di Siamo Fatti Così, ancora con Tania Cariani, sempre con Tania Cariani, dove? Su Caffè Italia. Ciao!